Salam a tutti. L'esperienza ci ha dimostrato che quando uno fa meno speculazione, sai, meno ragionamenti intellettuali, ma invece lui si impegna a lavorare con ordine e con fermezza, con determinazione, ma in maniera piacevole, secondo le strade della Torah, che la mano destra deve avvicinare, avere il concetto di bontà. La mano sinistra, la mano debole, è quella che dimostra il concetto di severità, di forza, di rigettare. E dunque, se uno si comporta in questa maniera, che è prevalentemente chesed, e c'è poca gvurah, allora sicuramente avrà molti risultati, specialmente nelle cose che sono fondamentali, sono cose principi dell'ebraismo. Allora, in queste cose qui, bisogna essere determinati, lavorare e sforzarsi, e alla fine i risultati sicuramente arrivano, però l'attitudine deve essere di smol docha vimim karevet. La mano destra avvicina, la mano più forte, e la mano sinistra, la mano più debole, è quella che mostra il rigore e la forza. Shalom a tutti.